Allora, mi piace questo colloquio confidenziale che si sta creando, colloquio perché io immagino degli interlocutori, solo che gli interlocutori dovrebbero avere una voce, spesso non ce l'hanno. E allora uno magari l'immagina e finché va può andare bene, potrebbe andare bene. Allora sono qua, immaginavo che ci sia qualcuno che qualcuno di me sa, mi dice, ma come va? Come te la passi? E io sono qua a dirgli, si strappa, proprio per non raccontargli tutto, no? Allora, niente, se qualcuno si riconosce in questo, ehi, come va, come te la passi, magari me lo mette giù come commento, può essere simpatico da lei, dico, allora esiste questo qualcuno che dall'altra parte risponde a questa eco che lancio nel vuoto, nel pieno, nell'aere sconfinato immenso. Ok, perché è bello esserci, è bello condividere, è bello partecipare, soprattutto sono esperienze, come dire, che formative, dove sentirsi soli può non essere edificante per nessuno, né sentirsi soli né essere soli, che poi la solitudine è sempre un concetto relativo, perché poi in realtà chi è accompagnato e chi è solo. Siamo soli quando immaginiamo di esserlo e anche viceversa, non siamo soli quando crediamo di non esserlo. Poi tutto può sempre essere messo in discussione. La vita degli incroci complessi, certe volte insospettabili, nei quali ci si trova. Beh, adesso non voglio far così lunga, però mi piacerebbe riuscire a parlarne con voi in questo monologo folle. E vabbè, vi abbraccio, vi saluto, quegli spiccioli che siamo, quei 2, 3, 4, 400, 400.000, e ok, alla prossima, bacio.